Una parte importante del preasta è verificare lo stato di alcune delle opere e intervenire nei casi in cui sia richiesto un ritocco da parte del restauratore che possa aiutare poi a presentare al meglio l'opera. Recentemente abbiamo acquisito un dipinto per quanto riguarda il settore delle opere d'arte antica, un'Assunzione di una Vergine che aveva delle problematicità dettate da interventi di restauro passati, davano un'impressione di una pesantezza della patina del dipinto, un aspetto che va a interferire con quella che è la qualità dell'opera. Ho portato l'opera a Daniele Rossi, un nostro restauratore di fiducia per le opere d'arte antica. Buongiorno. Ciao Daniele. Buongiorno. Sono Daniele Rossi, restauratore. Mi occupo di restauro da oltre 40 anni e intervengo soprattutto su maestri antichi. Fra i capolavori che ho restaurato, Goya, Filippo Lippi, l'autoritratto di Rembrandt, la Maestà di Duccio nel Museo delle Opere del Duomo di Siena, la deposizione di Pontormo nella Cappella Capponi, attualmente sto restaurando la grande deposizione di Rosso e Fiorentino a Volterra. Allora Daniele, questo è un dipinto che diciamo un po' studiato in maniera abbastanza superficiale, però ho trovato delle coincidenze con un'Assunzione di Philippe de Champagne. Ah. Lo stato del dipinto non è proprio ottimale. Ottimo. Ci sono delle cadute di colore piccole, qui con dei ritocchi e questa vernice molto alterata. Ho visionato con Emanuele questo dipinto su tela. È cosparso di una vernice molto pesante. Ci sono inoltre delle piccole ripassature. In dei punti il colore è caduto ed emerge proprio la tela sottostante. Sicuramente sotto ci sono dei colori molto più squillanti. Ci sono anche delle ridipinture che valuteremo però sempre sotto la vernice al momento della rimozione, perché può capitare che alcune ridipinture siano proprio eseguite su delle mancanze e prima di arrivare a demolire proprio diciamo un'interpretazione che il restauratore ha dato rispetto all'originale e alla mancanza, bisogna valutare bene se rimuovere oppure no. Che bello, è venuto benissimo questo dipinto. Qualche tempo fa gli avevo lasciato un'altra opera, un olio sul rame, perché quest'opera necessitava assolutamente una pulitura. Aveva una patina gialla che mascherava completamente l'immagine. Veramente l'opera ha assunto un aspetto completamente diverso. Sono usciti fuori colori e forme che non si riuscivano assolutamente a percepire. Si intuiva, ma non si sarebbe mai immaginato. Durante le operazioni appunto di pulitura e di rimozione della vernice è emerso un probabile monogramma che potrebbe anche corrispondere al nome del pittore, Nicola Maria Rossi, si suppone. Poi Nicola Maria Rossi, fra l'altro, è un allievo di Solimena, sì. Per cui è coincidente come cosa. Anche a livello stilistico ci sono buone probabilità. Vendendo le opere, il nostro interesse è quello di valorizzare al massimo l'opera che gestiamo. E con le opere di arte antica spesso le cose cambiano molto perché arrivano in stati pessimi, perché hanno attraversato secoli e secoli, per cui con un intervento di restauro si ottiene un risultato completamente diverso rispetto a quella che è l'immagine dell'opera in quel momento lì. I nostri restauratori sono un po' dei vicini di casa, chi si occupa di arte moderna, chi si occupa di arte antica. Ci piace lavorare a chilometro zero. Mi hanno fatto prendere la patente apposta alla galleria Panetta.
Lamborghini. Non solo le opere di arte antica hanno bisogno di interventi del restauratore. Spesso la figura del tecnico serve per avere un consiglio di visione. Chiara ha un bellissimo spazio in via San Niccolò e con lei collaborano tanti altri restauratori, per cui riesce ad occuparsi di vari aspetti e di varie epoche anche. Questa volta le abbiamo portato due opere di arte moderna, un'opera di Perilli, di Achille Perilli, e l'altra dipinto di Franco Gentilini, una cosa che ci serviva per il condition report delle opere. Lassù in alto, quegli angoli. Sempre queste cosine semplici. C'è qualcosa che non... Vero? Opzione semplice. Queste cosine non banali. Lavorare con la casa da Stefananti significa spesso fare lavori d'urgenza, quindi un pronto soccorso, piccoli danni o comunque dover appunto gestire una pulitura veloce che può essere una spolveratura. Sono diciamo interventi, se proprio dovessi trovare il termine, di manutenzione ordinaria che vengono fatti alle opere, non si interviene con veri e propri restauri. È vero anche che la casa da Stefananti ci ha fatto conoscere diversi clienti che poi si sono affidati a noi per restauri veri e propri. L'opera che oggi abbiamo visionato è un artista romano, Achille Perilli, ed è un acrilico. Le principali problematiche era una piccola rottura della tela, forse un chiodino per fermare il telaio che si è ossidato, e poi ci sono un pochino di segni di maltrattamenti del tempo, un po' di graffi e un po' di polvere. Guarda, si vede bene proprio da qua, basta. Recupera tanto, già togliendogli un po' di polvere. Guarda lì. In un quadro antico sappiamo che c'è una tela che è preparata con una mannitura, quali sono i colori. Su un'opera di arte contemporanea molte volte c'è una tela sintetica, quando va bene c'è una preparazione acrilica, quando va male molte volte sono più materie messe insieme dove dobbiamo intervenire e diventa un po' più complessa. Emanuele è venuto in studio per farmi visionare un dipinto di Franco Gentilini per il Condition Report. C'era il timore che ci fosse dei sollevamenti di pellicola pittorica all'esterno del dipinto. Abbiamo guardato la firma, ma insomma era tutto regolare, stava bene. Probabilmente per la pesantezza anche del materiale, io noto una leggera ondulazione della tela. Però guarda, se noi lo giriamo... Sì. Abbiamo guardato dietro per vedere appunto le condizioni della tela, perché c'era una sorta di mancata planarità della tela, però fortunatamente c'è un telaio con del biette, quindi potrà essere leggermente ritensionato e recuperare un po' al meglio la sua forma. Lo tiriamo fuori dal telaio, diamo un'occhiata, però ecco. Facciamolo, dai. Per fare diciamo una diagnosi quanto più esatta possibile si utilizza una lampada di wood. Emanuele sa bene che cos'è perché sa che la usa spesso. Questo ci aiuta a identificare se ci sono incidenze di restauri. E poi a volte utilizziamo anche dei microscopi con degli ingrandimenti piuttosto validi e quindi niente, faremo questo condition. Il supporto di questa figura tecnica, il restauratore, è fondamentale per poter avere uno sguardo più preciso verso l'opera d'arte e i misteri che sotto di essa si celano. Non so se ho detto delle cazzate.